Vi siete mai emozionati davanti ad un'opera d'arte? A me capita sempre. Mi aiuta a ritrovare quel senso di bellezza che a volte la vita quotidiana ci fa perdere di vista. L'arte stimola la nostra crescita, dona speranza, migliora la conoscenza di sé e quando è messa al servizio del sociale moltiplica inesorabilmente il suo valore. Ciao, io sono Samuele e da quando ero un bambino ho sempre amato viaggiare, scoprire luoghi, riempire i miei occhi di immagini. Sono sempre andato alla ricerca della bellezza, però non lo sapevo. Oggi vorrei chiedere alle persone che incontro durante il mio cammino cosa rappresenta la bellezza per loro. Sono stato invitato oggi qui all'evento conclusivo delle Street Action di Open City Art. Come potete vedere alle mie spalle, l'evento inizierà tra pochissimo. Ci sarà anche un talk e poi si passerà alla votazione dell'opera più bella tra le 12 realizzate quest'anno. Tra qualche minuto intervisterò Sandro, che è il co-founder di Mostrami, che ci racconterà nel dettaglio questo progetto. Sono qui con Sandro, che è il co-founder di Mostrami. Intanto ti ringrazio per l'ospitalità. Ma grazie assolutamente a te. Dove nasce il progetto di Mostrami? E allora, Mostrami nasce nel 2010 e quasi per caso, nel senso che un'amica ci aveva coinvolto, me e i due co-founder dell'epoca, Emanuele ed Elisa, per fare questa ricerca di enti per costruire questa ludoteca. Quindi dovevamo trovare una modalità per fare fundraising, per finanziare questa ludoteca. Abbiamo unito un po' quelle che sono le nostre competenze marketing. Tutti avevamo delle velleità nel mondo dell'arte che non avevamo esercitato, sviluppato. E allora abbiamo deciso di realizzare questa mostra per giovani artisti. Mettiamo a favore di questi ragazzi le nostre competenze per dare loro una vetrina. Quindi abbiamo organizzato questa mostra che ai tempi si chiamava Mostrami, quindi anche la seconda M era maiuscola, che è andata così bene per cui poi ci siamo ritrovati obbligati a farne altre negli anni successivi. E poi lì è stato istituzionalizzato, quindi strutturato Mostrami come impresa sociale ed è nata così. Quindi quali sono un po' i valori che ci sono dietro questo progetto, dietro Mostrami? L'asset di Mostrami sono i valori. Abbiamo voluto unire il bello e il buono. Secondo noi non si può prescindere dal fare il bello se nel sottostante non ci sia del buono. Siamo nati proprio per costruire la ludoteca di cui dicevo prima e quindi per finanziare tutta quella parte di infanzia che è più svantaggiata, che ha delle difficoltà, la difesa dell'infanzia, la valorizzazione della donna, la legalità e l'antimafia, perché io sono di Palermo e quindi per me questa era una tematica troppo importante che abbiamo abbracciato soprattutto in occasione del 20° dalle stragi di Falcone e Borsellino, e sicuramente la sostenibilità e l'ambiente. Perché noi crediamo che la comunità di quartiere sia molto importante. Devo chiedermi se qualcuno di voi ha mai mangiato consapevolmente un insetto. Nella letteratura ci sono continui rimandi alla sostenibilità. Clicchiamo qua sul QR code. Ho votato. Come invece si è evoluto il progetto dopo la pandemia? Dalla prima mostra nel 2010 a dopo la pandemia già sono passati tanti anni. Questo collettivo negli anni si è sviluppato, siamo partiti da un'ottantina di ragazzi in tutta Italia, pittori, scultori, fotografi, street artist e video artist. Siamo arrivati a dopo la pandemia che eravamo già oltre 1000. Quindi un collettivo veramente grande. La pandemia chiaramente ha dato uno stop a tutte quelle che erano le nostre attività, perché adesso siamo in Factory, questo nostro spazio, questa galleria, questo laboratorio che è stato chiuso per 10 mesi e ci siamo dovuti totalmente reinventare. Come l'abbiamo fatto? Tanta formazione che prima facevamo offline è passata online. Ci siamo ulteriormente focalizzati su quelle attività che si potevano svolgere anche durante la pandemia. La normativa ci permetteva di realizzare murales a casa delle persone e allora lì murales. E da qui nasce Open City Art. E da queste riflessioni nasce Open City Art, bravissimo. Perché non portare il bello e il buono all'esterno? Il bello è quello della street art. In quel caso la location erano proprio le strade di Milano, quindi lavoravamo all'aperto, non c'erano limitazioni. E il buono è il fatto che sensibilizziamo e lavoriamo su quelli che sono i 17 obiettivi dell'Agenda 2030, quindi gli obiettivi di sostenibilità a tutto tondo, quindi sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Oggi è domenica 5 giugno, giornata mondiale della Terra. Sono in via Losanna, sono le 9:20 del mattino e mi sto dirigendo al numero 36, dove questa sera alle ore 18 ci sarà il settimo appuntamento con Open City Art. Il tema di oggi sarà ridurre le disuguaglianze, sarà presente nell'opera di Mike che ha appena iniziato a dipingere la Claire di Sfuso Shop qui in via Losanna. In sostanza l'artista vuole sensibilizzare sull'uguaglianza in una giungla di diverse influenze. Alle 18:30 siamo tornati in via Losanna per partecipare all'evento. Non soltanto street art, ma anche incursioni teatrali del gruppo Teatri Bu, quiz sulla sostenibilità, realtà aumentata e tante belle persone con cui parlare e scambiare idee. Se non sbaglio, questa è stata la seconda edizione, ho letto bene? Sì, hai letto benissimo. Okay. C'è stato questo teaser in autunno per cui abbiamo realizzato queste prime 8 opere lungo le strade di Sarpi ed Isola. Siamo ripartiti in primavera con altre 12 opere. Questo museo a cielo aperto e di libera fruizione che è Oca si è allargato a 20 opere. L'obiettivo è proprio quello, trovare chi creda nel progetto, pubbliche amministrazioni o che aziende private che possono sponsorizzare il progetto e quindi pian piano allargarlo a tutta la città. Ci sarà una terza edizione? Necessariamente ci sarà. E cos'hai dentro questa testa? La nostra missione è proprio questa, portare il bello e il buono. Quindi l'obiettivo è quello di lasciare qualcosa che abbia impatto sulla città, anzitutto, come dicevo prima, allargandoli in altre zone di Milano, non soltanto 8 e 9, e poi portandoli in altre città. Probabilmente stiamo già iniziando a parlare di Sicilia, quindi proprio dall'altra parte dello stivale. Dopo l'evento di domenica in via Losanna, il giorno successivo ho partecipato anche all'evento in Isola, ottava e penultima tappa di Open City Art. Adesso prenderò la metro qui da San Siro Stadio e ci recheremo nel quartiere Isola, precisamente in via Ugo Bassi. Sono passato al mattino per assistere all'inizio dei lavori e scambiare due chiacchiere con Sandro e i ragazzi. La sera invece è stata un'ottima occasione per vedere le due opere di Alessandro finite e poi ancora altre incursioni teatrali e una bella chiacchierata su progetti futuri. Quale consiglio potresti dare a un giovane che vuole fare dell'arte la propria vita? Tanti, tantissimi. Innanzitutto perseveranza e curiosità e un pizzico di follia. Quindi riprendo delle parole di certo non mie, stay foolish, stay hungry. Fame, fame di stimoli, fame di idee e poi follia. Tanta caparbietà, perché lavorare nel mondo culturale in Italia è complesso. È sicuramente un periodo di fermento che segue però a due anni in cui tutti ci siamo bloccati e tutti ci dobbiamo reinventare. È arrivato il momento, mi ha fatto piacere veramente conoscerti e incontrarti durante il mio cammino. Siccome questo progetto, un progetto dedicato alla bellezza, prevede di fare questa domanda a tutte le persone che incontro durante il mio cammino: cos'è la bellezza per Sandro? Cos'è la bellezza? Io ti direi tutto ciò che è anche buono allo stesso tempo, tutto ciò che lascia qualcosa al prossimo e lo lascia possibilmente su un cammino di valori, di principi, di miglioramento, di progressione. Bellezza è qualcosa che ci permette di avere un motore in più, una spinta in più per fare opere grandi, ad maiora, tutto ciò che ci porta verso l'alto. Fantastico, grazie mille. Super. Conoscere il progetto Mostre mi è stata davvero una bellissima esperienza. Portare il bello e il buono tra le strade di Milano e oltre, costruendo un vero e proprio museo a cielo aperto, fruibile da tutti e trattando temi di grande importanza. La bellezza per Sandro è tutto ciò che lascia qualcosa al prossimo, un viaggio fatto di valori e di principi, di miglioramento e di progressione. E per te, cos'è la bellezza?